dei diritti dei lavoratori ed invece appoggiano una logica schiavista, causando, d'amore d'accordo con i loro padroni, una spietata gara al ribasso. Soloni dell'immigrazionismo ad ogni costo, incapaci di vedere che la loro logica malata sacrifica i popoli di tutto il mondo sull'altare di un turbocapitalismo alienante. Tutto questo amplificato ad arte da un megafono propagandistico di pseudoclericali irretiti dalla retorica mondialista. Ed infine tutti coloro che questi popoli mirano a sostituirli con non popoli, figli della modernità incontrollata. Il tutto nel nome del progresso. Per tutti voi, figli di una patria che non amate più, siamo qui a ricordarvi che proprio il popolo si ama e non si distrugge. Fermiamo l'invasione. Grazie. Ora potete riprendere a discutere di come rovinare la nostra patria. E la nostra città, grazie. Noi vi abbiamo rispettato, aspettiamo la stessa cosa, grazie. Buon rispetto per voi. Buon business. Buona serata. Grazie mille. Non fate rumore su questo che stanno facendo. Per favore, sono un po' termosto. Vedete di fare in silenzio, per cortesia. Grazie mille, arrivederci. Ma volete ve ne diamo anche noi? Il video l'avrete riconosciuto tutti, si riferiva all'irruzione di diversi giorni fa da parte di un gruppo di skinhead del Fronte Veneto Skinhead più altri militanti, insomma, nella sede di un'associazione che si occupa di accoglienza ai migranti di Como, la vicenda è strettamente collegata, almeno a livello temporale, ad altri episodi, definiamoli di intolleranza, sì, senza nessun dubbio, che si sono sviluppati poi nel paese nei giorni successivi. Anche Udine è stata coinvolta con le scritte oltraggiose nazifasciste al circolo culturale Casaupa, e mi sono fatto diverse domande per cercare di rispondere. Ho qui con me l'assessore alla cultura Federico Pirone, che sicuramente si può definire antifascista, assessore, no? Su questo non ci sono dubbi. Non la voglio mettere tanto sulla filosofia, però chi dice, ha ancora senso adesso parlare di antifascismo a distanza di 60 anni dalla fine della seconda guerra, eccetera? Iniziamo a rispondere a questa cosa per mettere le cose in chiaro subito. Ma allora, cioè, credo una prima considerazione di 60, carattere... 70 anni anche, adesso correggendomi. Una prima considerazione di carattere storico. Forse l'Italia non ha fatto fino in fondo i conti con il fascismo, come per esempio è avvenuto in Germania. E questo ha permesso, come dire, che un'impunità fosse diciamo mantenuta, sebbene la nostra Costituzione, le forze insomma democratiche nate dalla Resistenza coltivassero profondi ideali antifascisti, fossero nati proprio dalla guerra di liberazione. Al di là di questo aspetto più di carattere storico, è evidente che ci troviamo oggi in un clima, nella più stretta contemporaneità, in cui l'intolleranza, in cui la xenofobia e il razzismo sono stati sdoganati ai massimi livelli, anche ai massimi livelli istituzionali. Ci sono forze politiche appartenenti al campo, per fortuna non di tutto il centrodestra, ma pensiamo alla Lega di Salvini, quanto abbiano legalizzato, insomma, se si è tollerata questa componente. È giusto che noi nell'ambito degli schieramenti politici ci confrontiamo su idee di società. Nel centro-sinistra e nella sinistra abbiamo un'idea, diciamo, diversa rispetto al centrodestra e viceversa, ma è giusto che lo facciamo rispettando le idee di tutti, è giusto che consentiamo a tutti di potersi esprimere, è giusto che coltiviamo la democrazia come senso della pluralità. Invece queste immagini anche a Como sono immagini di violenza, quando un ragazzo dice adesso potete continuare a parlare, quando dà degli schiavi a queste persone, sono
nei modi, sì, negli c'erano atteggiamenti. Un paio di situazioni paradossali anche nel video, l'imbarazzo della gente che, non, che, si, che nemmeno si guardava negli occhi, dico io, dei partecipanti alla riunione, Quelle... guardavano l'orologio per dire finiamola con questa pagliacciata, eccetera, no? Quelle... Però si percepiva anche tensione, no? Quelle persone sono veramente encomiabili perché di fronte a un'invasione, un'irruzione proprio nelle, un'attività che è di carattere privato, sono rimaste, diciamo, tranquille, impassibili a sottolineare, diciamo, la forza del confronto democratico. Però rispetto deve esserci una reazione che sia deve appartenere a tutte le forze politiche che sono state in piazza a Como 2 giorni fa, tutto il centrosinistra, ma anche il Movimento 5 Stelle, anche il centrodestra, anche quelle forze che comunque si richiamano tutte a valori democratici. E chiaramente il piano che riguarda l'ordine pubblico non è più un piano strettamente politico, ma attiene ad altri livelli. Di fronte a un intensificarsi di questa azione, dice che dobbiamo la questione tutti... si sposta su un altro piano, non più quello della discussione politica, perché questa non è nemmeno politica, è no? Chiaro o che... non dovrebbe esserlo. È chiaro che il primo argine è la buona politica. Il primo argine è costruire, diciamo, un senso comune che, nonostante le difficoltà che stiamo vivendo, insomma, porti le persone a non a derive che non sono di questo tipo, ma sono comunque sul piano democratico. Laddove appunto gruppi anche con tentativi di emulazione, insomma, non è che adesso si vuole appunto generalizzare in maniera, diciamo, assoluta questo fatto, perché c'è chi lo sì, fa esatto. come metodo politico e c'è chi dice voglio fare un po' la ragazzata. Però quello che diciamo è che la politica anche in questa città non può abbassare la guardia, non può più non può sottovalutare e deve condannare con fermezza. Questo ne va della solidità, del rispetto delle istituzioni, ma ne va soprattutto del rispetto di tutta la cittadinanza. Adesso torniamo all'episodio nostro in questo caso, in questa serie di episodi, diciamo, legati a queste dinamiche. C'è stato anche nello scorso fine settimana l'irruzione, chiamiamola così, insomma, di questo si è trattato al circolo di Via Valdaupa con le scritte, insomma, non c'è nemmeno stata quella violenza che c'è stata dalle altre parti, però a livello di c'è una violenza che diversa, è okay, fisica, giusto. Che è come nel caso, insomma, di Como, della manifestazione sotto il quotidiano La Repubblica. Non a caso si colpiscono anche i mezzi di informazione, oppure i circoli culturali, in realtà, che fanno cultura, insomma, alternativa come Casaupa, e il segnare, insomma, l'imbrattare i muri è chiaramente un atteggiamento che dice questo è un territorio mio, è un territorio che deve parlare attraverso questi linguaggi. Quindi, ripeto, io so che adesso, insomma, la questura sta facendo le sue indagini, sì, e, sì. Come al solito le farà nella maniera più appropriata, però quello che ovviamente noi riscontriamo è che c'è questi gesti sono in qualche modo oggi accompagnati non più da un'indignazione che è diffusa, si tende a... Ecco, questa è la questo, tematica, su questo, no? Cioè, anche sulla questione Repubblica, no? Se noi guardassimo la situazione o l'episodio in sé, no? Scisso da queste tematiche qua, uno dice 10 persone che protestano, cosa vuoi che fosse? Ma è diverso, no? Un peso specifico differente, perché è chiaro che 10 persone con 2 fumogeni non rappresentano neanche tutto questo pericolo, ma esatto. Con quella connotazione è il contesto, il che contesto in qualche assume modo un significato sfibrato. Diverso. Noi fino, insomma, a qualche anno fa, io ho citato prima la Prima Repubblica, insomma, c'erano comunque delle forze organizzate che riuscivano a creare un argine sociale, a diffondere in tutti i livelli della società. C'era chi guardava più ai ceti, diciamo, operai, piuttosto che ai ceti medio della piccola e media borghesia, insomma, ma tra PC, DC, PSI e le altre forze c'era comunque un argine che era condiviso, una fermezza, un riconoscimento in quelli che erano i valori della Costituzione. Oggi questo argine si è in qualche modo ridotto, perché si è ridotto anche la platea
degli arginanti, diciamo così, di quelle forze politiche o a vario livello, insomma, che credono fermamente in questa cultura antifascista, che è la cultura democratica del nostro paese, la cultura europea, e si è un po' sfibrato questo sentimento di indignazione. I numeri sono importanti, ma sono importanti anche i simboli. Noi l'altro giorno abbiamo inaugurato, beneficiando di una donazione, la prima sezione dedicata alla cultura, diciamo, omosessuale nella nostra città. Esatto, come altre che ne ha la nostra biblioteca. Alla biblioteca IOP. Perché la nostra biblioteca è sempre stato il luogo dell'incontro, il luogo delle culture. Questo per noi è un gesto che ha anche un valore simbolico di fronte ad un clima che inizia, insomma, che preoccupa seriamente. Allora, Udine ha un'ossatura che deriva anche dalla sua storia, dalla sua tradizione, che è profondamente antifascista. Legata a quei valori, mi dice. Però noi quello che diciamo è che non sottovalutiamo. Non sottovalutano nemmeno a Como, hanno fatto in modo che non venisse sottovalutata ovviamente la cosa, e c'è stata una manifestazione consistente. Vediamo il servizio che ha realizzato Fanpage e dopo torniamo su questo argomento. Credo che questa manifestazione sia una buona risposta, è la dimostrazione che i cittadini quando chiamati rispondono e sono consapevoli che libertà, democrazia, convivenza civile non sono valori di una parte, sono valori di tutti ed è un dovere di tutti difenderli quando vengono messi in discussione o insidiati. La difesa e l'applicazione della Costituzione nata dalla Resistenza è la nostra risposta alla violenza. E questa piazza ha parlato molto chiaramente. Ha detto che di fronte a queste minacce neofasciste questa piazza si mobilita, si alza in piedi e alza la propria voce e fa capire che non c'è spazio per chi vuole togliere la libertà. Il valore dell'antifascismo deve unire tutte le forze italiane, non soltanto alcune. Faccio un appello a non sottovalutare. Voglio ricordare che spesso dialogando con gli amici della comunità ebraica loro mi dicono come da anni stanno vedendo crescere di nuovo un antisemitismo, cioè segnali che pensavamo cancellati per sempre dal nostro paese o dalla storia dell'Europa e che invece ricominciano a emergere. Il ministro Orlando ha detto che fosse per lui scioglierebbe tutte le associazioni come Forza Nuova, Casa Pound. Guardi, io non sono facile a queste cose che a volte mi sembrano corrette, ovviamente ne discuteremo. Posso dire che secondo me noi abbiamo già le leggi che impediscono il rientro, diciamo, formale dei partiti fascisti, soprattutto, ma anche abbiamo leggi per le quali se uno mi entra dentro ad una riunione che sto facendo, secondo me vanno fermati. Io credo che dobbiamo essere tutti molto più consapevoli che le leggi servono per essere applicate e dobbiamo farlo. Se il ministro Orlando ritiene che vanno ulteriormente approfondite e implementate, ne discuteremo, ma posso permettermi, senza aspettare nuove leggi, agiamo subito. Non sta a me dirlo, sta alla magistratura. Se però si contestano forme e aggravanti previste dalla legge che integrano gli estremi dell'organizzazione secondo quanto previsto dell'organizzazione avversiva, secondo quanto previsto dalla legge Anselmi, c'è uno spazio d'azione anche per l'iniziativa amministrativa, quindi non solo quella giurisdizionale. Ci sono delle leggi in Italia che vietano la ricostituzione del partito fascista, vietano l'apologia del fascismo, ci sono delle leggi che sanzionano e puniscono chiunque ricorra alla violenza come metodo politico. Io credo che se si applicano queste leggi si fa soltanto quello che è giusto per mettere al riparo la democrazia e le sue istituzioni da chi le voglia aggredire. Allora, assessore, non serve neanche legiferare quando succede qualcosa sull'onda dell'emozione, si dice servono nuove leggi, invece da quel punto di vista fortunatamente siamo a posto. Però se uno si chiede esistono degli antidoti, come si può? La posizione magica non c'è per, diciamo, fare in modo che si evolva da questa situazione, però come si può fare? Ma gli antidoti sono quelli di una diffusione dei valori della democrazia, del sostegno alle fasce più deboli della popolazione, sono quelle del sostegno all'attività della scuola,
Cioè noi abbiamo già gli strumenti. Anche perché poi questo sentimento attecchisce in tanti casi, nella maggior parte dei casi, in quelle che sono le fasce deboli che si sentono meno tutelate. Sì, è prevalente, se guardiamo a questo fenomeno insomma, a livello anche europeo e non solo, sì. Insomma, a livello anche nordamericano, le risposte di questo tipo sono cercate, sono le risposte oggi che vivono soprattutto coloro che sono stati danneggiati da questa crisi, coloro che hanno perso ulteriormente reddito, dove magari un tempo la sinistra riusciva ad essere insomma una voce costruttiva e positiva. Quindi una parte, diciamo, di da un lato condivido quello che veniva detto, da un lato c'è la reazione insomma ferma e il rispetto delle leggi che ci sono, da un lato un lavoro che deve andare a privilegiare un'inversione di tendenza rispetto ad un impoverimento oggi delle fasce sociali, ad un'esclusione che questa crisi ha generato in termini di diseguaglianze, e dare valore ai centri formativi, dare valore insomma alla Come cultura. Noi cerchiamo per esempio nel nostro piccolo, ma questo deve essere fatto a vari livelli, di coltivare dalla biblioteca di quartiere all'associazionismo, piuttosto che cercare di lavorare con progettualità che coinvolgano le scuole. Sono soprattutto anche molto giovani questi i ragazzi che oggi individuano in un nuovo fascismo, diciamo, una risposta. Sono quindi azioni che vanno intraprese a diversi livelli, senza dimenticare il ruolo delle nuove tecnologie. Spesso anche attraverso i social si annidano. O forse gli diamo un ruolo o un valore un po' troppo determinante, no? Anche questa cosa delle nuove o ai social più che altro, all'opinione da social, no? Non si esagera un po' anche con quello? Di solito fa da cassa di risonanza per l'idea più becera, ma non è detto che sia l'idea diffusa, no? No, certo. Mi capisce? Però insomma credo che su questo bisognerà andare in qualche modo a discutere, ecco, attraverso anche questi canali. Spesso, per forza, insomma, sono canali di espressione, quello è fuori di dubbio. Come dire rinuncio alla radio, alla TV o ai giornali, no, in questo caso? Assolutamente no. Però oggi è indubbio che attraverso i social hanno un potere, insomma, di propulsivo, dice, no? Di creazione di coscienza che è molto maggiore, molto superiore. Spesso anche noi, diciamo, le tante azioni positive che avvengono non riescono ad essere valorizzate appieno. Una riflessione anche su questa, insomma, credo che anche lo stesso sistema dell'informazione dovrebbe farsela. Sì, sì. Perché a volte tende a, in qualche modo, esaltare in maniera... Ecco, qua mi lancia un assist. Questo lo, no? lo lancio a lei come da giornalista. Alla grande, no? Perché questa è una riflessione che propone sul blog The Vision Matteo Lenardon, che è un blogger tra l'altro lombardo ma originario della zona del Tagliamento, no? Ha un genitore perlomeno friulano, quindi io sono sempre attento a quello che fa, però è uno dei blogger della prima ora un po' più vivaci, diciamo, e perspicaci, e lui in questo pezzo, che è proprio dedicato a quello che è accaduto in questi giorni, vedete il richiamo al gruppo che si è presentato sotto la sede di Repubblica e l'Espresso, si interroga sul ruolo del giornalismo, dell'informazione, dice come TV e giornali stanno normalizzando il fascismo. Cioè, in sintesi, Lenardon che cosa dice? Dice che dando spago, dando importanza a questi personaggi, anche si riferisce direttamente a quelli che sono stati alcuni giornalisti che si sono presentati a dibattiti da Casa Pound, come Corrado Formigli, David Parenzo, eccetera, o che si erano accordati per dibattiti nella sede di Casa Pound, in qualche modo invece di
circoscrivere, diciamo, questo fenomeno a solo la città di Roma per quello che riguarda quella componente lì, li legittimano, fanno in modo che vengano sdoganati e dice semplicemente non andrebbero considerati. Però è il solito discorso. Come fai a non parlarne se una cosa esiste? Ma nel momento in cui ne parli gli dai maggiore visibilità, no? È credo sempre che quella... sia difficile non parlarne. Molto dipende da come si decide, a mio giudizio, di parlarne. Cioè, se dice, queste cose dovrebbero essere circoscritte, scrive Lenardon, al grande raccordo anulare, no? Come le buche di Via dei Fori Imperiali. Se ne parla a Roma, il resto d'Italia non frega nulla a nessuno. Non è così tanto facile. Non è facile, non credo che sia circoscritto al grande raccordo anulare. Sicuramente dico, non si può non parlarne, questo serve anche a riflettersi. Le faccio un esempio. A Ostia, sì. Casa Pound è stata determinante, ha avuto un'affermazione significativa. Questo però dovrebbe determinare nelle forze politiche, almeno dico nel centro-sinistra, al quale io appartengo, un serio e profondo interrogativo sul perché in quella zona, diciamo considerata periferica, il voto, la fiducia viene data a forze di questo tipo. Come si sono radicate? Torniamo al discorso di prima, no? Cioè, ci si sente abbandonati, degrado, e quindi gli unici che si fanno vedere sono quelli. Non so se siano gli unici che si fanno vedere. O forse quelli che si propongono con gli unici che, determinati forse, argomenti. No? O tra i pochi che la gente insomma, percepisce come affidabili, si fanno carico in qualche modo del problema. Dall'altro lato è chiaro che l'accreditamento anche di forze che si richiamano a valori che non sono nella nostra Costituzione, sono valori antidemocratici, finisce per legittimarli. Allora un conto è parlarne, un conto è raccontarle, un conto è in qualche modo darne una visibilità che li porta a legittimarsi all'interno dello studio del salotto televisivo piuttosto sì. che di altri luoghi. Ecco, su questo... Sì, anche non è una questione degli esempi che abbiamo fatto, è un po' dappertutto, insomma. Questa no? ovviamente è la mia visione, sì. insomma, il mio contributo a questo dibattito. Grazie del contributo, Assessore. Speriamo di non dibattere più, ma mi sa che ci toccherà discuterne ancora in futuro. Lo faremo con la fermezza e il sorriso. Benissimo, grazie. E grazie a tutti voi che ci avete seguito. Appuntamento alla prossima, con Viceversa.